Si è tenuta questa mattina l'inaugurazione dei nuovi reparti di anestesia e rianimazione di medicina del presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, del commissario straordinario ASL Salerno Mario Iervolino, del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, del vescovo di Nocera Sarno Giuseppe Giudice, dei vertici dell'ASL Salerno e del DEA Nocera Pagani Scafati. I due reparti sono stati sottoposti ad importanti lavori di ristrutturazione ed ammodernamento e sono stati dotati di nuove apparecchiature ed arredi. Abbiamo approvato una delibera di 130 posti di mobilità per infermieri e 20 di OSS. Lei mi insegna che per avere le autorizzazioni dalle altre ASL ci vuole tempo. Probabilmente cominceremo ad avere i primi 30 ad ottobre di 130, quindi cominceremo a distribuire personale in questo senso rispetto alle esigenze così come erano state già delineate precedentemente. Quindi diciamo che nel giro di 3-4 mesi dovremmo avere la soluzione definitiva del dato. Una parte sicuramente si è incanalata, abbiamo questo intervento sulle parti strutturali, su alcune delle parti strutturali, il reparto di rianimazione e quello lì di medicina generale. Poi ovviamente gli ospedali, come è stato detto anche dal Presidente della Regione, le fanno gli uomini e quindi i medici e i paramedici, il personale infermieristico. Su questo l'ospedale di Nocera subisce e sconta un ritardo secondo me grave dovuto ad una complesso di vicende non riconducibili soltanto a questioni di carattere gestionale, organizzativo o politico. Purtuttavia io ho dato merito da subito, appena si insediò il nuovo commissario di questa azienda sanitaria salernitana, il dottor Iervolino, che c'era stato un cambio di passo nella velocità, nella percezione dei rapporti, nella comprensione che alcune scelte bisognava adottarle anche con un po' di coraggio per sbloccare le possibilità di integrazione del personale. Dei passi sono stati fatti concreti in questa direzione, abbiamo un po' più medici, dovremmo avere a breve un po' più di personale infermieristico e però va fatto ancora molto. Noi abbiamo chiesto il riconoscimento di valore formale a questa struttura, al complesso del polo ospedaliero dell'Agro che è fatto di Nocera innanzitutto, ma anche di Sarno, Pagani e Scafati, il riconoscimento non solo di lei, DEA di secondo livello, ma anche di andare verso una possibilità oggi non attuale di azienda autonoma.